Palla vai. dentro per Zaccaria sulla destra, entra in area di rigore! Paratona mega del portiere dell'Empoli che col gomito sinistro tocca la palla, la schiaccia quanto basta per mandarla fuori dal palo di destra. Zaccaria dopo 6 minuti stava per trovare il gol dell'1-0. La Juventus ha già avuto due occasioni importanti, una con Danilo, questa soprattutto la parata del portiere dell'Empoli è clamorosa. Furio, occhio alla Juve che riparte bene qua con Vlahovic che apre benissimo sulla sinistra dei Pellegrini. Possiamo scendere, ne abbiamo 3 a ridosso dell'area di rigore, una notizia, adesso 4, anche 5. Palla dentro Ken! E lo sapevo! Moise Ken fa quello che deve fare da inizio anno, cioè segnare e porta in vantaggio la Juve perché la palla di Pellegrini, non Alessandro, Pellegrini vuol dire metterla in mezzo bene, è un cross con il contagiri dove Ken non può far altro che segnare. 1-0 Juventus, ma non l'azione è partita da Vlahovic in mezzo sbagliare. Al campo, è sceso a fare Dybala, ha fatto partire l'azione, ha allargato sulla sinistra e ha fatto partire l'azione del vantaggio della Juve, anzi è Rabiot che mette dentro il pallone, chiedo scusa perché qua Rabiot fa una giocata ottima, perché il piede ce l'ha per fare queste cose. Marcello, non esulti neanche. Ragazzi, non però, esulti però neanche, avete infamato Ken fino ad un minuto e mezzo voto? Fa. Voto 5. Come 5, allora, ragazzi? Fino a prima era 2. In questo momento vi sta regalando i 3 punti, Moise Ken. Fino a prima era 2. Poi non ditemi niente, che qua fino a che prima di questo gol io. Era 2 il voto di Ken. Impresentabile. Ho capito, ma questi sono gli attaccanti. Questi sono gli attaccanti. Lo vuoi in cambio di l'altro Martino? Ma io mi tengo i miei 2. Angolo Empoli, vai, Francesco. Quarto corner per l'Empoli contro i 2 della Juve. Palla dentro, la palla rimane lì. Occhio! Occhio! Gol. No. Dell'Empoli, questa è proprio una scemata. La palla è rimasta lì un quarto d'ora in 4 sopra il pallone. Nessuno che la spara via. Arriva il giocatore dell'Empoli che colpisce facile, facile dentro l'area di rigore piccola. La mette sul palo lontano da Szczęsny. E Zurkowski pareggia per l'Empoli. Ma che gol da Polli! Ma che gol da Polli! Che gol da Polli! Che gol da Polli! C'è Vlahovic che chiede il passaggio. Quadrado arriva al limite dell'area di rigore, se la sposta sul destro, dentro la palla per Vlahovic, si alza sul sinistro! Dusan Vlahovic! 2-1 Juventus al 46esimo e 10! La rimette a posto lui, quello che segna il terzo gol in 5 partite di Juve, anzi il quarto. Non come Ken. Bravo Dusan. Però anche Ken ha segnato, Non anche come Ken, 40 milioni. Oggi Dusan, 5, 4, quante palle ha ricevuto Dusan? 0. 4, 3? Non so. Ma bravo Arthur, 4, questa è la differenza che c'è. Lì nel metacampo con un break, palla Quadrado che fa una cosa ovviamente delle sue, fa finta di tirare poi sterza e Vlahovic sterza col sinistro, davanti al portiere, ne butta per terra 3 con una finta, ragazzi, palla libera. Ha mandato al bar portiere difensore. Francesco! Oh, e sono 3 e l'assist di Morata e il gol è ancora suo, Dusan Vlahovic. Salute Firenze, Dusan Vlahovic. Salute Firenze, Dusan Vlahovic. Tu. Salute. Ma tu hai amici a Firenze, è l'amico Firenze. Hai amici a Firenze. Da questa sera non più temo. 3-1 Juventus. Occhio all'Empoli che prova a metterla dentro. Mamma mia, la deviazione sulla traversa di Bonucci all'ultimo momento perché l'aveva messa in porta un giocatore della Juve. Adesso vi dico anche chi, forse Pellegrini o Rabiot. La punizione stava finendo sotto l'incrocio, poi Bonucci ha fatto un salvataggio miracoloso di testa, l'ha spedita a sua volta sulla traversa sotto l'incrocio dei pali. Occhio all'Empoli che è ancora in area di rigore. Il gol dell'Empoli. Abbiamo dormito di nuovo, la mantia era solissimo nell'area di rigore a destra, tutto il tempo di calciare, tranquillamente, calcio sul primo palo e trafigge Szczęsny, qua secondo me ha anche qualche colpa perché sul primo palo qua tu devi avere almeno la presenza fisica, la mantia secondo gol di stagione in Serie A di quest'anno. Se finisce 3-3 me ne vado. No, non dirlo neanche per cortesia. Non dirlo neanche per cortesia. Occhio alla palla dentro, dalla parte opposta a Parisi, la sciabatta, la palla finisce larghissima per fortuna, abbiamo rischiato anche qua, perché abbiamo rischiato, cos'è? Cosa c'è? No, ma se comincia così, cioè io posso? Posso? Un minuto se n'è andato, ce ne sono ancora 3 da giocare. Oh, recuperano il minuto di pianto di Marcello. Occhio all'Empoli, rimessa al fondo, il tempo di recupero è scaduto adesso, da 6 secondi, secondo me l'arbitro lascerà proseguire per altri 30 secondi. Potrebbe essere l'ultima in bocca per Maresca, la Juventus vince 3-2 a Empoli e si porta a 50 punti. Vittoria fondamentale per qualsiasi tipo di rincorsa voi vogliate pensare. Mamma mia.
Subito avviata la classifica, eccola qua, Juventus a quota 50, è a meno 7 dal Milan, è a meno 5 dall'Inter ed è a meno 4 dal Napoli, con tutto quello che succederà poi ovviamente nel corso della giornata con Lazio-Napoli di domani sera.